Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi essi crede. E così i ragazzi crederanno che il toro non è morto, è soltanto in trasferta. Citazione di Idro Montanelli dal Corriere della Sera del 7 maggio del 49. Credo non ci sia modo migliore per presentare questa tattica, o meglio, questo omaggio, ai grandi defunti del Grande Torino. Buonasera ragazzi, sono Magico Monta e vi presento, come detto, la mia emulazione tattica del Grande Toro, in omaggio dell'anniversario della, purtroppo, tragedia di Superga. Sono giovane, quindi non ho potuto vedere in diretta, diciamo, il Grande Toro, quindi mi sono affidato a fonti trovate nel web e questo pezzo e l'immagine che vedete deriva da un blog che spiegava molto bene quella storia che trovate nella descrizione. Ve lo vado a leggere. La tattica del sistema, che è praticamente un'innovazione per quei tempi, è conosciuto anche come il WM. Avanti vedremo perché. Sino ad allora la tattica andava per la maggiore era il metodo e non il sistema, un tipo di disposizione più difensivo che aveva consentito all'Italia di Pozzo di vincere i mondiali del 34 e del 38. E la forza era soprattutto il contropiede. In difesa, ai tempi, c'erano solo due terzini e un centro mediano che faceva da spola in avanti, appoggiando la manovra offensiva per poi rientrare. In mediana, la fase offensiva era impostata dai centrocampisti cursori che si disponevano esterni al campo, due interni di fatto dei trequartisti e le ali avevano il compito di servire i palloni per i centravanti. Nel sistema inventato dall'inglese Herbert Chapman, tecnico dell'Arsenal, in pratica una sorta di 3-2-2-3 con tre difensori, quattro centrocampisti, due mediani e due interni, tre attaccanti posti ai vertici di una W e, come detto, una M. Poi dopo andremo a vedere nelle immagini, nella tattica di Football Manager, cosa significa queste due lettere. Chapman scelse di arretrare un mediano alla linea di difensori, creando di fatto lo stopper, mentre i terzini, che nel metodo si trasformavano in difensori centrali, marcavano le rispettive ali. Ecco come nasce la difesa a tre. I compiti di marcatura erano più semplici, essendo uno schieramento speculare, nasceva anche la marcatura uomo. Il sistema era anche più dinamico e più equilibrato e, se giocato con i giusti interpreti, era una tattica che per la prima volta garantiva il controllo nella zona nevralgica delle azioni, cioè il centrocampo. Questo era impostato su quattro giocatori disposti a quadrato, in quanto posti appunto ai vertici della W e della M, e prevedeva l'impiego di due mediani e due mezze punte, i primi due ad organizzare l'organizzazione delle ripartenze e a dar posizione alla difesa, gli altri due, come nel metodo, destinati a sostenere l'azione offensiva. Fu con l'approdo dal Venezia di Loic e Massola che si concluse il percorso di fondazione di questa grande squadra. Il primo era uno dei due interni offensivi, il secondo un'ala veloce con grande corsa. Passiamo adesso a vedere la tattica in Football Manager. La tattica prevede un portiere classico, difesa, poi, come detto prima nella spiegazione, praticamente il centrale difensivo si alzava un pochino in una via, diciamo, di mezzo fra i due difensori esterni e i due mediani, quindi abbiamo inserito un difensore che imposta, poi i due esterni erano praticamente due terzini che facevano i centrali difensivi. Ora, potevamo anche mettere due terzini senza fronzoli, giocare stretti e giocare con un difensore solo, oppure lo stesso risultato a fasi tra virgolette opposte lo raggiungiamo anche con i braccetti di difesa impostati su difesa, cioè praticamente sono due centrali difensivi che giocano anche da terzini. Avendoli impostati in difesa, vedrete dopo in qualche immagine della tattica, che giocheranno larghi ma non saliranno. Non andranno a fare come se impostassimo il braccetto di difesa, per farvi un esempio, il braccetto di difesa di Conte e il braccetto di difesa di Simone Inzaghi, non è che andranno a supporto dell'azione dell'ala, eccetera.
saranno solo dei difensori centrali che giocano molto più larghi che se tu gli dassi un difensore centrale classico, stai largo. Praticamente fanno i terzini, dopo andremo a vedere. Davanti a loro ci sono le due punte della M, perché praticamente, anche qui andremo a vedere dopo, la M significa i 5 di difesa, cioè che, se ci fate caso, poi dopo vedremo meglio nelle immagini, Rigamonti, salendo un pochino a metà, se uniamo i due centrali, i due mediani e il centrale difensivo, vedrete che viene fuori una M. Quindi siamo andati a inserire entrambi in difesa, perché comunque una volta recuperata la palla devono servire le avanti, gli esterni o i centrali che sono difensivi davanti ai centrali offensivi davanti a loro che vanno a supporto dell'attaccante, e poi basta, non devono salire, devono stare in difesa, mentre davanti abbiamo praticamente due centrocampisti centrali che in fase di possesso vanno a fare trequartisti e anche affiancare la punta. Ecco perché c'è un centrocampista di sostegno, Loic, che andrà a fare un po' più arretrato della punta, diciamo il trequartista, e Mazzola, attacco, che andrà a fare sempre anche lui, sì, il trequartista, ma affiancherà un po' più la punta verso l'area di rigore. Due esterni sono due ali classici e davanti abbiamo il centravanti. Come impostazioni dei singoli, braccetti di difesa li abbiamo lasciati uguali. Stesso discorso per il difensore che imposta, regista retrato idem e mediano incontrista uguale, non siamo andati a toccare niente, mentre per i centrocampisti, sì, nei centrocampisti supporti li abbiamo dati un avanti appena possibile, muoverti negli spazi e libertà di movimento, proprio perché devono abbandonare la sua area nel centrocampo per andare ad inserirsi alle spalle della punta o addirittura affiancarla. Quindi ecco perché libertà di movimento e anche muoversi negli spazi, perché devono andare a prendere quegli spazi che sono nella tre quarti. Corri più rischi e dribbla di più, perché ovviamente per i tre quartisti questo ci deve essere. Per il centrocampista attacco praticamente sono le stesse impostazioni, però gli abbiamo messo come compito attacco, quindi andrà ancora più avanti del centrocampista supporto. Gli esterni sono ale supporto. Gli abbiamo dato solamente un vai avanti appena possibile, un corri più rischi e crossa dalla linea di fondo, perché l'obiettivo è andare sul fondo per crossare dalla sinistra. È uguale, la punta deve fare praticamente, tra virgolette, reparto quasi da solo, aspettando che vengano qualche centrocampista a dargli una mano, le ali esterne. Comunque, gli abbiamo dato libertà di movimento, no, perché come detto, deve stare davanti, deve fare la punta vera e propria, corri più rischi, tira di più e dribbla di più. Lo stile tattico è un contropiede diretto, come abbiamo già detto prima nella spiegazione. Mentalità equilibrata, non andiamo a sbilanciarci mai. L'ampiezza di gioco è larga perché, come detto, si sfrutta le ali, le due ali esterne, quindi concentriamo il gioco sulle fasce. Stile di passaggi poco più diretti perché non è un lancione, ma non è nemmeno un tiki-taka, cioè è un raggiungere velocemente l'area di rigore avversaria e ritmo più alto, perché appunto si andava a cercare di raggiungerlo velocemente. Dribbla di meno e più disciplina, perché è una tattica molto strutturata, come avete letto e leggete nella fluidità. La transizione non c'era ai tempi, il pressing a tutto campo, assolutamente. Come si perdeva palla, i cinque uomini offensivi tornavano subito nella propria area di rigore. Appena si recuperava palla, però, c'era subito un contropiede e il portiere rallentava il gioco passando le mani, con le mani ai difensori centrali, anche perché ai tempi ancora c'era il retropassaggio e si poteva prendere con le mani. In fase di non possesso, la linea è standard, quindi è abbastanza bassa. Stesso discorso per la linea di pressing, come detto, non si va a pressare alti, si attende l'avversario. Pressing non è asfissiante, come detto, anzi è un pressing standard. Ai tempi non c'era il pressing che c'è ora,
Marcati più stretti, sì, come detto, si arrivava addirittura alle prime marcature uomo e fate contrasti aggressivi. Andiamo adesso a vedere un po' di immagini di campo che stanno a spiegare quello che vi ho detto un po' della tattica e dei vari ruoli. Ecco la M e la W in fase offensiva. Gialla, potete vedere la W in fase offensiva. Rossa, potete vedere la M in fase difensiva. Ecco spiegato, cioè i due esterni di difesa si allargano molto, il difensore centrale va a mettersi nel mezzo fra loro due, un po' più alto e un po' più basso, di due mediani che sono i due vertici della M. Dall'altra parte invece i vertici bassi sono i due centrocampisti centrali, gli esterni sono le due punte larghe e la punta davanti della W è appunto l'attaccante. Qui vediamo le ali che restano molto larghe, come vi ho detto, sono ali vere e proprie, vanno a pestare la linea del campo praticamente. Qui invece vediamo come si muovono i due centrocampisti. Come vedete, appena la squadra è in possesso del pallone, loro attaccano subito lo spazio nella tre quarti, andando a fare appunto i tre quartisti. Anche qui possiamo vedere sia una M in fase difensiva che una W in fase offensiva, perché l'ala destra, andando avanti, andrà a fare la punta larga di questa W appunto. Anche qui vediamo i movimenti di due centrali con uno a supporto un po' più indietro, mentre l'altro Mazzola, quello su attacco, va proprio ad attaccare lo spazio liberato dalla punta. Ecco qui un'altra immagine che fa vedere benissimo come Rigamonti stia addirittura qui più alto dei due mediani e i difensori centrali invece, i due difensori più esterni, molto larghi, come se fossero terzini. Questo a dimostrazione, come vedremo più avanti, di come i due mediani non si muovino assolutamente da lì. Ecco qui quello che vi dicevo, cioè che i 5 restano comunque in fase difensiva, non vanno ad accompagnare i 5 della fase offensiva. Qui siamo praticamente in area di rigore avversaria con il pallone e loro sono al massimo nel centrocampo. Qui vediamo ancora una volta come il centrale vada a posizionarsi praticamente quasi da mediano, anche qui a formare una M, e i due terzini sono molto larghi, che praticamente sono due difensori centrali, ma che come vedete giocano come se fossero terzini. Passiamo adesso a vedere com'è andata la stagione, che come vi dico sempre, testo le mie tattiche in stagione secca, senza allenamenti, senza piazzati particolari, senza fare mercato, senza cambiare la tattica mai, né nel bene né nel male, durante le partite o prima, e il turnover solo, diciamo, se c'è squalifiche o infortuni, anche perché questo database che ho usato è un database legend, quindi le altre squadre hanno tutte le leggende della storia, della loro storia calcistica, mentre io ho tolto tutte le leggende che non facevano parte di quella storia del grande toro e ho ottenuto solo quelli che erano presenti nel database di quegli anni, dei poveri ragazzi di quella disgraziata giornata. Detto questo, partiamo molto bene con la vittoria in Coppa Italia, poi ottime vittorie in campionato con 4-1, 6-1 al Verona, 7-0 al Perugia, poi pareggiamo con la Fiorentina, vinciamo la Roma e con Genoa, perdiamo la prima partita il 16 di ottobre, derby con la Juventus, purtroppo, poi una grande vittoria col Milan 4-1, quindi Milan, parliamo del Milan con tutti i giocatori più forti della sua storia, Van Basten, Rivera, eccetera, eccetera. Poi altre vittorie, perdiamo con il Palermo, che se non capite non ci deve stare, però, football manager, e anche questo, poi altre vittorie, poi perdiamo con la Lazio e con l'Inter che ci sta, passiamo ancora al turno Coppa Italia vincendo con la Fiorentina, poi altre vittorie, altre goleade per 5-1 e 6-0, poi passiamo ancora al turno di Coppa Italia, fino ad essere eliminati ai quarti di finale
casa della Roma. Poi ancora delle vittorie, perdiamo ancora una volta il derby, abbiamo perso due derby su due, purtroppo. Poi ancora una vittoria sul Milan, mentre con il Milan due vittorie su due. Poi altri risultati positivi, fine la sconfitta con la Sampdoria, poi 5-1 all'Inter, 5-1 anche al Brescia, e poi perdiamo l'ultima di campionato a Napoli. Però non ci costa la vittoria del campionato, perché l'Inter ci arriva, però per sia scontri diretti, perché abbiamo vinto anche il ritorno, quindi abbiamo vinto meglio di quanto ci hanno battuto loro. Poi in ogni caso, come sapete, in Serie A vale la differenza reti, noi abbiamo 59, loro 50, perché noi abbiamo fatto 103 gol totali, quindi il miglior attacco, e 44 gol subiti, loro 45. Non è la miglior difesa, ma è la terza miglior difesa, perché Juventus ha subito 37, ma li ha fatti solo 73, quindi si parla di 30 gol in meno. E la Fiorentina va a 43 gol al secondo posto, però ne fa solo 58. Quindi, come differenza reti, siamo i migliori di tutti a 59. Quindi sono felicissimo di aver onorato questi campioni, purtroppo scomparsi prematuramente, dedicandogli a loro questa vittoria del campionato. Rosa, come vedete, molto corta, addirittura ci sono quattro uomini grigi che a noi non interessano. Con Gabetto, nostra punta, che fa 57 gol e 4 assist, Mazzola da centrocampista centrale attacco, a dimostrazione che è utile ed era impostato bene sia per andare a aiutare e fare, diciamo, la seconda punta insieme a Gabetto, che il trequartista vero e proprio, il rifinitore per gli altri, facendo ben 21 gol e 21 assist. Loic, l'altro compagno di reparto, 8 gol e 10 assist. Romeo Menti, nostra ala destra, 7 gol e 20 assist, 3 e 14 per l'altro ala sinistra. Nella mediana abbiamo 3 gol e 4 assist per Castigliano. Pietro Ferraris, da subentrante, come ala sinistra, fa 8 assist, e Gresar, altro mediano, fa 7 assist. Quindi, a dimostrazione di Ferraris, che comunque da subentrato ha fatto 8 assist, quasi quante Loic e la metà e basta di Ossola, che era comunque titolare e giocava sempre, dimostrazione di come comunque le ali offensive funzionino proprio come doveva essere in quell'idea di calcio di allora. Io, detto questo, ragazzi, vi saluto, faccio un altro omaggio al grande toro di quegli anni e, scusate, ma viene un po' di emozione, e niente, vi lascio così. Spero che la tattica vi sia piaciuta, spero vi sia piaciuto anche l'omaggio, è la cosa che più mi interessa, e niente, vi dico, se avete voglia, di iscrivervi al canale, anche se per questo omaggio non mi viene di fare richieste, ma mi viene solo di lasciare un po' di silenzio a chi purtroppo se ne è andato prematuramente. Ciao ragazzi, un abbraccio.